posso? Mi tre cancello, fragatore fa picchi e potto, gundu gundu caro riceso. Alta? Sì. Piri picchi e piri pacchi, la scuola e faccio un guacchio, se ne accoggio solo riesce fuori ma scalzo. Qual è l'altra? Piove e esce solo, tutte vecchie fanno amore, in 12 anni tutte vecchie un fia. La gallina zoppa zoppa, quanti penne te li groppa e ne termini di 4 errori, 3 a 4. Pronta? La farfallina rossa, ma un zucato musso, un po' che vino russo e mi ha fatto ubriaca. Manaccia ca, manaccia la, manaccia vette le mamma, un pare zucculil, una rosa nei capilli. Uè mamma, guarda a fare la doccia, la mossa da ci fa olle. Tengono moglie terra, quadrato, squadrato e triplo semmanato. Sapessi chi me l'ha squadrato, quadrato e triplo semmanato? Ma c'è questa quadratura, squadratura, triplo semmanato. Giochi belli, ma facevamo la cucina, giocavamo a pentoline, mettevamo l'acqua, facevamo i vermicelli, la salsa, facevamo di tutto. Erano giochi bellissimi che veramente alle volte noi eravamo soddisfatti di quello che facevamo. Dove giocavi? Sotto casa di mamma. Con chi? Con mia sorella. Giocavamo a corde, giocavamo alle sette pietre. Come si facevano questi giochi? Si metteva uno sopra l'altro. Poi dovevi buttare. Se le sette pietre cadevano tu vincevi. Questo è il nostro gioco. Settare la casa perché mia madre andava a lavorare, era vedova,
e noi dovevamo farci entrare servizi per la casa, dovevo crescere un bambino. Se la do alla sua mamma, se la mette a far la nanna. Che giochi facevi quando eri piccolo? Giocavamo i soldi, facevamo a liscio, come bilambe lì che facevamo. Testa croce? Così. Capo e doce, poi ci andiamo a passare in te, ricovero, siamo fra ragazzi e ragazze, ricovero sotto i scandinati, là, prima se non fuggiva la gente, quando arrivava la guerra se non fuggiva la bacia, però all'epoca diciamo, quando stava la guerra, e invece noi ci andiamo a e che si gioco facevano? Poi ci chiamavano i scugnizzi, ci chiamavano. Solo questi giochi qua facevi? E perché ti avevano... È perché io quasi ero bisognoso, diceva, non ce lo potevo in dei giostri, non ce lo potevo in nessuna parte, assente che avevo bisogno, ci avevo mai stato. Una volta mi ricordo che va, mi ha detto un fotografo con una motocicletta, le tedesche, diceva, ma lei dalla scuola, che lei andava una scuola sinistrata. Boh, senti che ragazzi, mi diceva che mettete un coppa a motocicletta di chi non lo sapevo. Chi mi diceva immediatamente, mi diceva, e mi accetta la fotografia. O quando era dopo, mi diceva 100 lire. E adesso sta 100 lire. Ma così ho fotografo, mi diceva, mano a mano, e mi buttai a casa di mio padre, no? Dice, questo è il vostro figlio. Dice, sì. E mi dovete dare 100 lire. Allora, questa è la mazza e questo è il pivizzo. Si appoggia il pivizzo a terra e con la mazza lo si fa rimbalzare per aria. E sempre con la mazza viene colpito e vince chi lo manda più lontano. Il gioco di cui voglio parlare si chiama 1, 2, 3 stella. Si può giocare in un campo qualsiasi, nel punto dei ragazzi si mettono nel punto opposto da un altro che va sotto. Questo ragazzo girato dice 1, 2, 3 stella. Nel frattempo gli altri si devono avvicinare. Quando dice stella però si devono fermare. Se un ragazzo ancora in movimento viene visto da quello che va sotto, torna indietro, lo rimanda indietro. Il gioco finisce quando uno a un ragazzo arriva a dove si trova quell'altro e dice stellone. Di solito giocavo in casa con qualche amico che abitava nel palazzo, qualche mio coetaneo, poi con mio cugino e poi con qualche compagno di scuola. Uno dei giochi preferiti, sempre un gioco semplice, era quello delle partite di calcio. Le squadre rappresentate a bottoni, spinte dall'edito col pollice, facendo scattare il pollice,
un bottone più grande ne spingeva un altro più piccolo, e si tentava di farla andare in rete, così una porticina fatta con un po' di filo di ferro e ricoperto da una rete, magari qualche pezzetto di velo. E questo gioco, insomma, ci impegnava per parecchio tempo, perché magari facevamo dei campionati e qui si giocava in casa. Non c'era naturalmente questo grande ausilio, questo grande svago della televisione, nemmeno addirittura quello della radio, e raramente si poteva andare al cinema. Are you ready? Are you ready? Quando riguarda le nostre possibilità, poiché in quel periodo la maggioranza della popolazione viveva in miseria, con molte privazioni, quindi giochi, giocattoli ce n'erano pochissimi, e quelli che potevamo utilizzare erano quelli creati dalla nostra fantasia, dalle nostre piccole possibilità, non solo la costruzione di pistole fatte di legno o di fucili, che corredavamo con degli elastici e delle mollette, ed erano, bisogna chiamare la pistola a fagioli. Infatti il proiettile era rappresentato da un fagiolo. E poi un altro gioco diffuso era una trottolina che era fatta da una specie di un cono di legno con alla punta un chiodo, e attorno al quale si avvolgeva dello spago. A Napoli veniva chiamato lo strummolo. Consisteva nel saperlo lanciare e farlo girare. In altri giochi c'erano, forse sì, gli se lo potevo permettere, giocattoli, ma piuttosto semplici. I nostri erano costruiti, per esempio, con le scatole di cartone costruivamo, non so, dei castelli, oppure facevamo dei soldatini. Quindi, come si vede, i nostri giochi erano giochi da poveri. When I'm in this place, 'cause you and your man is planning to hate. I'm so hood, and I got these goals up in my mouth. If you get closer to my house, then you know what I'm talking about. I'm out the hood, and if you feel me, put your hands up. Hood, my hood niggas can't.
can you stand I'm so hood. If you not from here, you can walk it out. And you not hood if you don't know what I'm talking about. Everybody want a motherfucker know why I dress so fly, sit so high, bitch. I do it for the hood, that's why these bitch ass niggas wanna fight me. Pochissimi ricordi dell'infanzia, ce n'è uno che è piuttosto curioso. Aveva sempre amici, compagni in palazzo, poi qualcuno era più grandicello, il quale era appassionato di cinema e spesso ci andava, e poi la sera ci riunivamo e lui ci raccontava il film in modo molto dettagliato, addirittura a volte facendo anche delle pause. E ricordo molti film raccontati, naturalmente non visti. E sempre a proposito di questo, chiamiamolo amico, ma aveva alcuni anni più di me, ricordai, era anche appassionato lettore e leggeva all'epoca i Tre Moschettieri, si vendevano le dispense settimanali, perché il padre era sarto, lui mi ricordo che si fece costruire, fece fare un vestito di carta, il costume dei moschettieri. Insomma, questo diciamo sia un ricordo curioso. Di mano, caro barone, che scopa! Mannaggia, amore, mannaggia. Eccellente, tuo figlio potrei lasciare questa scopa. Ma l'avevi calato tu, il re. Potevo sapere che tu tieni la fabbrica dei re. Ma che sfacciata fortuna. Vergognoso. Io so giocare. E io no.
così infantili, diciamo così, con le figurine ci scambiavamo con i doppioni, con altri ragazzini della mia età. Tu mi hai chiesto tante cose nella mia infanzia, i giochi, quello che giocavo. Ti ho raccontato quel poco che non posso ricordare, però in definitiva io non è che me la ricorderanno bene la mia infanzia. Che poi in collegio, 6 anni, è vero che lì era come un istituto, perché io a Natale stavo a casa, a Pasqua stavo a casa, finita la scuola stavo a casa tutto il periodo estivo. Però, ripeto, io la mia infanzia non la ricordo. Sono passato da essere bambino a essere grande.